Ciao a tutti, benvenuti su Magis of Lotus. Per iniziare questo nuovo fantastico video vi ricordo di iscrivervi al canale, lasciare un like, commentare se vi va e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati. Vi ringraziamo un sacco per il supporto, se volete potete abbonarvi sia su YouTube che su Twitch. Ricordatevi che ci sarà un giveaway ogni mese circa, quindi cavolo ragazzi, rimanete abbonati perché solo gli abbonati possono partecipare ai nostri fantastici regali e alle nostre fantastiche estrazioni. Abbiamo appena regalato un unico anello foil borderless del bundle, quindi state abbonati perché veramente potete vincere premi golosissimi. E allora vi ricordiamo anche il nostro sponsor, fantasiastore.it, uno degli store online più grossi d'Italia, spedizioni 24-48 ore, codice sconto LOTUS5 per avere 5% di sconto sui prodotti non scontati. Allora, di cosa parliamo oggi? Allora, che l'unico anello fosse iconico, un ottimo pezzo da collezione, eccetera, lo sapevamo tutti, ragazzi. Ma che fosse anche molto molto forte, in realtà secondo me in tanti avevano dubbi. Infatti, i primi feedback un po' ovunque, dopo lo spoiler dell'unico anello, erano veramente negativi dal punto di vista della giocabilità. Si pensava a un pezzo quasi solo da collezionismo. In realtà su questo canale vi abbiamo detto fin da subito che la carta è molto forte, perché appunto con 4 mana in 3 turni pescate 6 carte, perdete 3 vite, cioè quindi veramente una cosa pazzesca, no? Pazzesca. Poi ovviamente dovete stappare, ne perdete altre 3, bla 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 bla. Però è veramente, ha un impatto veramente grosso sulla partita, cioè vi permette di proteggervi un turno e poi di pescare tutte quelle carte che sono sempre utili. Allora, adesso andiamo a vedere l'impatto che ha avuto in Modern e pensiamo a un possibile ban, perché tanti ne stanno parlando e chissà se lo faranno o non lo faranno, o boh. Allora, questo è il metagame settimanale di MTG Goldfish, prende come esempi un tot di mazzi, non è che siano un'infinità, sono circa un centinaio, 200, non è che, ripeto, non è che siano così tanti, però al primo posto troviamo Living End. Perché Living End? Perché in effetti avendo la Force of Negation potrebbe essere un buon modo per counterare un canello, e in più abbiamo la possibilità di fare delle big play a cui mazzi che giocano l'unico anello, per esempio Five Color Omnath, non sempre possono rispondere, e quindi il matchup potrebbe essere dalla nostra parte. Abbiamo anche Griff che ci permette di togliere l'unico anello, togliere le carte che ci danno fastidio in generale dalla mano di quattro colori Omnath, quindi devo dire che Living End ci sta che sia molto molto in auge in questo momento. Secondo mazzo, appunto, Five Color Omnath, beh, questo era facile perché ha la possibilità di giocare Teferi, Brennan Six, l'Halfling, veramente tante carte forti. Con l'Halfling, ragazzi, potete fare l'anello incounterabile, e questo è veramente forte. Anch'io avevo detto che in Modern alla fine c'è solo Murtide che gioca counter quasi, in effetti anche Living End, ma ci sono più mazzi che giocano i counter, ma quello che si giocava tanto era Murtide, no? Con l'Halfling voi bypassate questo problema. È ovvio che l'Halfling non è indistruttibile, è un 1-2 a costo 1, quindi può essere ucciso da qualsiasi sputo, però è una carta in più che dà fastidio. Terza posizione, al 9% Rakdos Midrange, e qua con tanti... Vediamo che liste prendono ad esempio, perché poi andremo ad analizzare uno degli ultimi tornei grossi. Vediamo, ok, almeno qua non c'è l'unico anello, questa è una classica lista di... Allora, lo apriamo da qua per sicurezza. Ok, sì. Però le Blood Moon di main, ha tanti scartini, quindi ha l'Orkish, che comunque contro l'anello non è male, perché se l'avversario pesca 3, noi facciamo 3 danni e creiamo un 3-3, o comunque ammassiamo 3, quindi può essere un buon modo per giocarci contro. Poi abbiamo Hammertime. Beh, Hammertime, ragazzi, è un mazzo che l'unico anello non lo soffre, e se lo soffre non soffre l'abilità del pescare, soffre l'abilità che rende praticamente immortale per un turno il nostro opponent. È quello che ci dà fastidio, il fatto di pescare, perdere le vite, può anche andarci bene, però quel turno extra è veramente una rovina. C'è da dire anche che Hammertime può chiudere veramente in fretta, quindi secondo me non... Sì, gli può dare un po' di fastidio, ma chi se ne frega. Poi abbiamo Mono Green Tron, che invece sta usufruendo tanto dell'unico anello, e questo ve l'avevamo detto già qualche settimana fa,
ed era facilmente intuibile perché abbiamo Karna 4 che ci permette di tutorare la monocopia di unico anello nella side, e poi possiamo giocare le tre copie dell'unico anello di main, quindi ci permette di veramente di abusarne in maniera pazzesca. Infatti Tron è risalito all'8%, Murtei Regent sceso al 6,4%, Barn al 5,8%, Indomitable Creativity al 5,8%, Amulet Titan 4,8%, Death Shadow 4,3%, Yagmoth 3,2% e Crashing Footfalls 2,1%. Ma andiamo a vedere l'ultima Modern Challenge del primo luglio, in cui, come vedete, c'è primo posto, secondo posto e terzo posto Omnath, Four Color Omnath, quarto posto Hardest Case, quinto posto Omnath, sesto posto Murtide, settimo posto Abzan e ottavo posto Hammertime. Però non da sottovalutare il nono, il decimo e l'undicesimo posto, ragazzi, perché pur non essendo tra i primi otto, sono comunque tre di fila nei primi 11, quindi veramente una percentuale altissima. Infatti Living End, come abbiamo visto prima, è molto in alto, e io sono d'accordo, ci sta a giocare Living End, è molto molto forte. È stato il mio ultimo deck di Modern che ho testato, anzi penultimo, e secondo me è un deck molto molto forte. Tra l'altro, adesso ne apriamo uno, anche se non l'avevo aperto perché non era nel lato opposto del torneo, ma l'apriamo lo stesso. Ha guadagnato delle carte, perché vedete, 4 Generous Ent non sono una cosa da poco, 4 Olifaunt non sono un upgrade da poco, perché sono delle creature pazzesche. Tra l'altro sono delle terre, questo ci permette di giocare 14 terre anziché 17, 18, 19, e quindi questo cambiamento è incredibile, perché noi adesso abbiamo 8 che ci tutorano le terre e quindi siamo molto più solidi, però abbiamo anche più creature che ciclano. Quindi Mazza ha avuto un upgrade con queste due comuni enorme in realtà, ma veramente un impatto enorme, ragazzi. So che a qualcuno potrà sembrare strano, ma è così. Queste 8 carte hanno avuto un impatto fortissimo su questo archetipo. E niente, quindi molto molto forte. 2 Fury, anche 4 Griff, fortissimo. 4 Force of Negation, lo conosciamo. Andiamo a vedere quindi i 4 Color Omnath, così li analizziamo. Allora, questo ci presenta subito 4 The Lighted Halfling. Allora ragazzi, questa carta qua è fortissima, ok? È fortissima, mettiamocelo in testa, è fortissima. In più, con la stampa dell'unico anello, fanno una combo veramente, veramente difficile da gestire, perché fare di terzo l'unico anello in the play è veramente un disastro. E voi mi direte, quello che io ho detto prima, è 1-2, non è indistruttibile, bla 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 bla. Certo, molto probabilmente morirà, però non è che in Magic, se una creatura è piccola, vuol dire che muore 100% di game. Ci saranno dei game dove voi fate Terra Delighted e rimane in campo, e quindi poi è un mezzo disastro, perché l'anello ci dà il turno extra, peschiamo più carte, e poi è veramente difficile battere questo value. In più abbiamo le Solitude, e di side abbiamo le Endurance e le Fury, che sono delle spell a costo zero, che con l'abilità del One Ring sono molto forti, perché ci permettono di fare più spell nello stesso turno. È vero, sacrificando carte in mano, ma una volta che noi abbiamo The One Ring in campo, le carte in mano sono relative, perché il value lo facciamo con questo artefatto, non lo facciamo più con altre carte, quindi ce ne frega di fare svantaggio. A noi serve il tempo, quindi è molto molto forte. 3 Omnath, 4 Solitude, 4 Vren, 4 Teferi, e qua è ovvio, perché giocando i 4 Delighted vogliamo le carte leggendarie, per quello Nissa e tutto il resto, quindi ci sta la grande. 4 Prismatic Ending, 1 Ela Damri, 2 Expressive Iteration, 3 The One Ring, 2 Fable, 4 Leyline Binding e poi tutte le terre. Ottimo, ottima lista, mi piace veramente tanto. Andiamo a chiuderla, vediamo la seconda, se è uguale ovviamente la bypassiamo. Questa di diverso ha un Elesh Norn, che è ovviamente molto molto forte con gli elementali, perché ci raddoppia le trigger, e poi blocca quelle degli avversari, quindi forte. E una Titania, anche qui può essere molto interessante, un finisher un po' più veloce, ci sta, ci può stare. Qua abbiamo 3 Spell Pierce e 4 Reprive, quindi una lista veramente molto diversa. Perché? Perché Reprive non countera The One Ring, ma lo bounce e basta. Quindi se giochiamo un Mirror con Delighted e The One Ring, noi facciamo Reprive e torna in mano e chi se ne frega. Quindi ottima, ottima scelta. Questa sembra già più metagamizzato. Il resto è più o meno simile, quindi non ve lo so a citare. Terza lista, 4 Delighted, anche qui 3 Elesh Norn, invece molto più su Elesh Norn, con la Fury di main, quindi vedete che è un po' diversa. 4 The One Ring e non 3, 2 Prismatic Ending e non 4, questo è ciò che cambia, ci sta anche questa. Poi abbiamo Mono Green, Ardent Scales, e qua c'è da parlarne un attimo. Mazzo che nell'ultimo periodo in realtà è risalito da quando hanno stampato il secondo Zolito, quindi abbiamo 2 Zoliti, anche se non li giochiamo
in 8 copie, ma li giochiamo in 5. Ma fanno cose. Cioè, fanno cose simili. Cioè, fanno cose. Non simili. Fanno cose diverse e ci servono in momenti. Cioè, scusate. Ci servono per attaccare il nostro opponent in direzioni diverse. Tra l'altro, lo Zolith nuovo, questo qua, è veramente una bomba, perché a costo 2 ci mette due segnalini più uno più uno su un pezzo. Quindi, cioè, è veramente fastidioso. Poi con tutte queste creature che poi passano i segnalini o fanno effetti quando muoiono, è veramente fastidioso, veramente forte. Questo è un bel mazzo, però come tutti gli Hardest Case nella loro storia, è un mazzo veramente complesso da giocare, molto molto delicato. Quindi se iniziate questo progetto fate molta attenzione, perché potrebbe essere molto difficile ottimizzare il mazzo al 110%. Però buona scelta. Un altro Omnath, l'ultimo, e qua abbiamo sempre le stesse carte, qua due Fury, Prismati, 4, niente, non c'è niente da dire, è lista classica. Murtei Regent, vediamo se si è settato un po' per il meta, troviamo i counter, spero una Force of Negation, 4, niente, lista veramente super classica. A breve, appena abbiamo finito qua il deck, parliamo un attimo se deve essere bannato e cosa deve essere bannato nel caso. Allora, 3 Cauldron Famiglia, 4 Delighted, 4 Gilden Goose, questo è un nuovo combo. Viscera Seer, Orcis Bowmaster, 4 Sembise Gemsy. E allora, questa lista, secondo me, poi c'è una Voice, 4 Ranger, uno Skyclave, un Boss Reader, 3 Grist, 4 Corde, 4 Collette e Company. Eccolo qua. E potremmo chiamarlo Yawgmoth-less. Non è proprio una lista di Yawgmoth, ma un minimo lo richiama. La combo è completamente diversa, comunque. Però fatti giocare Gris, le corde, eccetera, ci può stare. Comunque, a parte queste minchiate, Sembise, ragazzi, a parte essere un buon investimento, potrebbe salire perché scomba anche in Modern, si gioca in tante copie. Se trovano la quadra per giocarlo, può veramente fare i disastri. Quindi, i disastri no, ma può essere competitivo, quindi possono salire. Però come vedete, la carta che in realtà forse abbiamo visto di più in questa challenge, con The War Ring, eccetera, le carte di elementali, è Delighted. Quindi io non dico che è da bannare Delighted, però forse ci stiamo concentrando sul target giusto, ma magari non giustissimo. Perché The War Ring è vero che è una bomba, però col Delighted che lo rende incounterabile, eccetera, voi mi direte, ripeto, ma i counter non sono così presenti, sono d'accordo, ma il counter è una risposta all'unico anello, è una risposta forte all'unico anello. Quindi l'idea di dover giocare il counter, però aver paura del Delighted, è veramente oppressivo. Tra l'altro, ve ne dico una, pensandoci adesso per il meta che vedo, un Werremun ci potrebbe stare, che è un po' il sogno di tanti vecchi giocatori di Modern. Ci potrebbe stare, perché abbiamo i counter, abbiamo le Blood Moon, che danno un sacco fastidio a Four Color elementali, e abbiamo le Chip Removal e le Mass Removal per distruggere Delighted e tutte le creature piccole. Quindi io forse butterei giù una lista di Blue Moon, magari provando a giocare i Calici di Main e non giocando i drop a 1, quindi cercando una lista magari con i Bone Crusher, eccetera. Non lo so, mi è venuto in mente adesso, guarda, se riesco ad avere tempo sto traslocando, quindi è un disastro, infatti sono gli ultimi video in questa location, cambierò location, speriamo che sia tutto poi giusto nella prossima, e se ho tempo provo magari a deckbuildarlo e a farci un video. Comunque questo è un mazzo con un ottimo potenziale. Andiamo qua ad Hammertime abbastanza classico in questa versione con un pochino di blu. Gli Spell Pierce sono dovuti probabilmente all'unico anello, perché l'idea è: l'avversario mi fa l'unico anello, io gli faccio Spell Pierce, stappo e vinco. E questa è un po' l'idea, perché tu comunque fai l'unico anello sicuro di vincere. Me l'aspettavo lo Spell Pierce di main, perché è proprio metagamizzato per l'unico anello. Due Surge of Salvation, poi abbiamo tutte le carte solide e un Forge New. Forge New ne giocano 1-2 di main e devo dire che non me l'aspettavo, lo stanno provando. Cioè, non è che non me l'aspettavo, l'avevo messo nella Top Investments dicendo appunto questa cosa, però non ero sicurissimo che l'avrebbero messo. Invece lo stanno provando, vediamo se reggerà. La carta comunque potenziale, forse più di side che di main, però ci sta, se loro vogliono provare i main. Allora, ma proviamo a rispondere alla domanda. È da bannare l'unico anello e lo banneranno? Allora, io personalmente non bannerei adesso l'unico anello, come non bannerei il Delighted. Il Delighted, voi direte, ripeto, è un 1-2 del cavolo, è gestibile. Va bene, però attenzione, vediamo in quante liste poi si giocherà. Perché se si inizia a giocare in troppi mazzi, facciamo attenzione. E se diventa dominante, troppo dominante, 4 color Omnath.
Quindi io non lo bannerei. La Wizard lo bannerà? No, perché comunque deve sfruttare, e questo l'hanno detto già in tanti, l'onda lunga del set. Molto più probabile che banni Omnath. Che banni Omnath direttamente, che invece che banni l'unico anello. Perché l'unico anello, ripeto, è la carta iconica dell'ultimo set. Loro non la banneranno mai, almeno questo è il mio pensiero. Non la banneranno mai così vicino all'uscita. Secondo me l'unico anello in Modern rimarrà tanto tempo, ma non credo neanche che verrà bannato poi in futuro. Qualora fosse proprio oppressivo, sì, ma comunque ci vorranno 6-8 mesi almeno, perché loro, ripeto, dovranno sfruttare l'onda lunga. Sul Delighted io non sto dicendo che deve essere bannato, ma aprirei un attimo un occhio. Ripeto, ovvio che sia che si possa distruggere con uno shock, quindi non sia così oppressivo, però può essere pericoloso. Allora, siamo giunti alla conclusione di questo video. Scusatemi se sono andato lungo, ma ho parlato velocissimo e abbiamo parlato in mille cose, quindi sono molto contento. Fatemi sapere se vi è piaciuto il video, commentate con la vostra opinione e iscrivetevi al canale. Ciao ragazzi!